Allora, ciao Davide, io sono Adrian di FareMusic.it. Io ti volevo ringraziare perché tu sei la persona che ci ha regalato comunque il brano col miglior arrangiamento e la miglior musicalità che comunque abbiamo sentito in questo festival, perché comunque sei veramente dotato vocalmente, hai un arrangiamento musicale veramente strepitoso. Quindi ti auguro davvero di poterci rivedere per festeggiare Ti qualcosa. ringrazio, Adrian. Guarda, ti ringrazio e spero che la complessità a un certo punto nella vita possa essere premiata. Sì, allora, la mia domanda in sé, io vado sempre sulle domande oltre il festival, è un po' quello che sto cercando di fare anche con le altre mie interviste, nel senso che io vorrei che uscissimo presto da questa situazione e quindi la mia domanda è proiettata su quello che potrebbe essere il tuo sogno live di questo disco. Quindi come lo vedi questo sogno live fuori da questi home concert, cioè una volta che noi saremo fuori e possiamo venire a ascoltare, cosa vedremo secondo te? Dei musicisti pazzeschi, Davide Savarese alla batteria, Emanuele Trigli al basso, Claudio Guarcello al piano. Poi dipende, il chitarrista potrebbe essere un ragazzo che si chiama Alessandro Donadei o un altro ragazzo che si chiama Alessandro, però la Barbera. Comunque sto cercando di capire un po'. Il massimo sarebbe avere anche un fiato sul palco e ogni tanto mi piacerebbe organizzare qualcosa avendo DJ Graff ai piatti. Wow, lo Sarebbe conosco, è veramente fortissimo lui. qualcosa di Non speciale. lasciartelo perdere, DJ Graff, guai. No, per ora siamo in continuo contatto, stiamo collaborando tantissimo. Anzi, ti preannuncio che questa sera a mezzanotte esce Fusion a metà, che è la prima parte di Fusion Punto, che sarà l'album che uscirà il 30 aprile. C'è anche una collaborazione con DJ Graff insieme Wow. a Gianluca Pedrella. Grande, ottimo. In bocca al lupo di cuore. Lascio la domanda al prossimo collega. Ciao Davide, grazie.